un'altra associazione industriale, la Pissarda. Prego. Grazie per l'invito, intanto volevo portare il saluto di Apisarda e così darvi un po' il quadro di come si sta muovendo Apisarda in quest'ambito. Personalmente mi occupo del settore ICT, sono il presidente di Unimatica e quindi conosco decisamente meglio la situazione delle aziende della categoria. Giusto per dare un dato, nella nostra categoria sono iscritte circa 300 aziende e di queste 300 aziende oltre il 90% è sotto i 7 dipendenti. Quindi significa che con 7 persone che lavorano all'interno dell'azienda è evidente che c'è un primo grande problema, che è quello di strutturare le aziende per poter affrontare i problemi del mercato, che sono sempre più stringenti, che si è allargato a dismisura e che obbliga le piccole aziende, quantomeno nazionale, e per non dire ormai internazionale, visto che chiunque dei 25 paesi europei può tranquillamente venire da noi e fare il bello e il cattivo tempo. Questo è uno dei primi grandi problemi che ci stiamo ponendo, cioè quello di strutturare le aziende in modo tale che possano tornare ad essere competitive. Ovviamente all'interno di una struttura aziendale riteniamo che quello della ricerca e sviluppo sia preponderante, perché non può esserci azienda che abbia un certo successo se non è in grado di portare prodotti o servizi innovativi sul mercato. Per fare questo è evidente che chiedere agli imprenditori locali di andare da soli e affrontare quelle tematiche è piuttosto difficile e arduo, è evidente che occorre un connubio tra i centri di ricerca, le università e le piccole e medie aziende. Riteniamo fondamentale il ruolo delle aziende perché sono radicate sul territorio, è difficile per le università andare a collocarsi in tutte le realtà locali, ci sono già le imprese, possono farlo loro. È evidente che una collaborazione tra queste diverse entità può portare a un risultato di un certo tipo, che è poi quello che tutti vogliamo, cioè lo sviluppo della nostra regione. Nel fare questo, abbiamo ovviamente, oltre al ruolo sindacale che è tipico dell'associazione, della Pissarda, abbiamo messo in moto tante risorse e tante intelligenze per poter affiancare le imprese e quindi andare alla ricerca di nuove opportunità. Abbiamo colto l'occasione della progettazione integrata e quindi ci siamo impegnati su diversi progetti portati avanti non più da una sola impresa ma da gruppi diversi di aziende, e dove all'interno ci sono diverse università, diversi centri di ricerca che stanno collaborando. Questo è stato un primo inizio che intendiamo portarlo avanti e per fare questo ovviamente è necessario che le informazioni siano un po' più diffuse, siano curate maggiormente, che poi stesso problema che enunciava prima il collega di Confindustria. Se l'informazione è quindi un riferimento specifico a ciò che la ricerca sta facendo, la ricerca di base sta facendo, fosse un po' più diffusa, probabilmente il trasferimento potrebbe avvenire in maniera un po' più concreta. Incontri che noi come associazione abbiamo già favorito e favoriremo sempre di più. Ci tengo a citare qualche esempio di iniziative che sono nate. Tra i nostri associati c'è un'azienda che ha una piattaforma di diffusione di contenuti in mobilità, quindi sui cellulari, è un'azienda molto innovativa che fa servizi per i principali operatori nazionali. Non la conosce praticamente nessuno, sono tre sviluppatori di fatto. La conoscenza di questa azienda e l'esigenza di un'azienda di spin-off universitario ha dato vita a un'associazione temporanea d'impresa che ovviamente speriamo porti sul mercato un prodotto innovativo. E questo potrebbe essere uno dei case history che deve incoraggiare tante altre iniziative di questo tipo. E quindi riteniamo che fare uno screening delle aziende che operano non solo nel settore ICT, perché è evidente che devono essere coinvolte tutte le associazioni, tutte le categorie, fare uno screening delle aziende per vedere quali sono le propensioni e diffondere queste informazioni al mondo della ricerca e viceversa, sia fondamentale per poter avere tante iniziative concrete che poi ovviamente colgano nel segno.
questo è quello che stiamo facendo, ma più che altro deve essere un invito per tutti coloro che si occupano del tema a diffondere le informazioni. Grazie, passiamo al settore degli artigiani, interviene Elio Pillai, presidente della Consart, che è un consorzio delle aziende artigiane, un consorzio di servizi delle aziende artigiane, sì. Prego Elio.